Solo posti a sedere con il distanziamento, passeggeri lasciati a terra, come si viaggia sugli autobus urbani di Campobasso. Lavoratori che denunciano stipendi decurtati perché non sono state ancora ripristinate tutte le corse. L'avvertenza trasporti in consiglio regionale. Buongiorno e ben ritrovati a questa edizione del telegiornale regionale. Trasporto pubblico e distanziamento sociale. In apertura il nostro racconto sull'odissea giornaliera di chi usa i mezzi pubblici, un quotidiano che è costellato di ritardi e di equivoci per la scarsa conoscenza delle normative e per la confusione a questo proposito. Sentiamo il servizio di Claudio Vedovati. Una mattina come tante a Campobasso. La fila per aspettare l'autobus sotto una pensilina, le porte del bus che si aprono e gli utenti che salgono e che scendono sulla linea dell'Uno Nero della SEAC che dal centro della città porta verso la zona industriale, la tratta più usata e importante del capoluogo. L'autobus però non riparte e inizia per gli utenti del servizio pubblico l'ennesima odissea quotidiana. Addirittura un giorno con la pioggia l'autista ha detto mi dispiace ma non posso farla salire. Anche oggi a bordo ci sono più di 9 persone, alcune sono in piedi e per la SEAC non si può viaggiare in piedi. Lo dice chiaramente un cartello appeso nel bus. Obbligo di mascherine, rispetto della distanza di sicurezza, solo posti a sedere non vietati. E poi, ed è questo il problema, è vietato stare in piedi. Questo è l'autobus piccolo, può portare 5 persone. E l'autobus grande ne può portare 9. Così l'autista chiede ad alcuni viaggiatori già saliti di scendere e di prendere la corsa successiva, che però parte un'ora dopo, un vero guaio. Siamo qua alla fermata e c'è il rischio che non c'è posto. L'autista ha ragione, per carità. Mettessero 2 pullman, che diamine. Il problema è che le linee guida nazionali sul trasporto pubblico, anche quello locale ed urbano, pubblicate il 14 luglio e che sono molto severe, consentono coefficienti di riempimento dei mezzi non superiore al 60% dei posti consentiti dalla carta di circolazione, ma, ed è questo il punto, tenendo conto sia dei posti in piedi che di quelli a sedere. Se si conteggiano invece solo quelli seduti, come fa la SEAC, il risultato è che a poter salire sul mezzo sono solo pochissime persone. Eppure non c'è nessuna norma nazionale regionale che fa divieto di viaggiare in piedi sui bus di città per garantire la sicurezza sanitaria. Alla fine rinunciano al viaggio solo alcune giovani ragazze, mentre una signora decide di prendere una linea diversa e l'autobus riparte tra malumori e arrabbiature. Ma a queste condizioni il servizio pubblico è davvero garantito? Ci rimangono male, ci restano male perché purtroppo devono andare a casa e ci restano male. Continuiamo a parlare di trasporti. Questa mattina è stato nominato assessore al ramo Quintino Pallante. Continua anche la protesta dei lavoratori del settore davanti al Consiglio regionale con un nuovo sciopero annunciato per il prossimo lunedì. Alfonso Giuliano. Io ho ricevuto lo stipendio ma ho dovuto fare il decreto ingiuntivo. Però non abbiamo percepito nessun centesimo. Integrazione zero? Zero completo proprio. Non abbiamo. Praticamente stiamo vivendo con 500 euro di stipendio al mese. Diverse le questioni in discussione stamani al Consiglio regionale, ma tutte riguardanti il trasporto pubblico locale, tra vecchie questioni che ancora non hanno trovato risoluzione e le nuove difficoltà portate dalla crisi sanitaria del Covid. Ormai sono diversi martedì che veniamo sotto al Consiglio regionale per i problemi dei trasporti, che sono tanti, mancati pagamenti, le corse che non sono tornate come quelle che il periodo richiederebbe e poi c'è il mancato pagamento del periodo di cassa integrazione, fondo bilaterale dei trasporti, comunque l'ammortizzatore sociale non lo hanno da marzo. Il lunedì prossimo ci sarà un'azione di sciopero di tutto il trasporto pubblico locale del Molise. Qui c'è una situazione di vetustà dei mezzi che noi abbiamo denunciato, che stanno circolando ancora autobus Euro Zero. A riguardo abbiamo sentito l'ex assessore ai trasporti Vincenzo Niro. Certamente sono pressanti i problemi dei lavoratori che sono, noi li stiamo affrontando dall'inizio del mio mandato, però non dimentichiamo che ho trovato un servizio disastrato, addirittura con una copertura finanziaria nel bilancio del 2018 della precedente legislatura con la copertura sola di 4/12. Nominato stamani nella seduta di consiglio Quintino Pallante come nuovo assessore ai trasporti. La regione ha 2 obblighi, uno principale nei confronti della collettività di servire
di dare il migliore servizio possibile, e quello nei confronti dei lavoratori. Nei confronti dei lavoratori, prima ancora che la regione, ci sono ovviamente i datori di lavoro, i quali hanno precisi obblighi che non possono essere minimamente disattesi. Discussione dedicata ai temi del trasporto pubblico locale invece questa mattina. Diverse le questioni in discussione tra le vecchie che ancora non hanno trovato risoluzione e le nuove difficoltà portate dalla crisi sanitaria del Covid. Lunedì faremo la quarta azione di sciopero. Qui c'è una situazione di vetustà dei mezzi che noi abbiamo denunciato, che è la situazione forse più grave che c'è in tutto il paese. Hai ricevuto lo stipendio? La parte dello stipendio, quello dell'azienda, però la cassa integrazione ancora non prendiamo una lira. Nessun lavoratore al momento ha ricevuto un centesimo di ammortizzatore sociale. Quanto ha guadagnato? No, non ho guadagnato, a me mi hanno dato 550 euro. Per quanto riguarda l'ATM c'è che la vecchia usanza, ahimè, che non corrisponde gli stipendi in tempo e si ricorre al decreto ingiuntivo. In questa regione, così come in tutte le altre, c'è bisogno, diciamo, di una riforma che preveda l'assegnazione dei servizi attraverso un regolare bando di gare. Nessuna azienda di fatto ha mai partecipato ad una gara. Nominato nella seduta di consiglio di questa mattina neo assessore ai trasporti il consigliere Quintino Pallante. E a proposito di trasporto pubblico locale, questa è stata anche una giornata importante per i lavoratori pendolari che percorrono ogni giorno le strade del Molise per andare a lavoro con gli autobus. La regione si è infatti impegnata a ripristinare, con una determinazione del Dipartimento del Governo del Territorio, tutte le corse extraurbane del trasporto locale su gomma per mettere fine ad un lungo periodo di disagio, soprattutto per coloro che devono raggiungere le aree industriali.